Buonasera amici appassionati di hockey pista, ben ritrovati dal Palaferro Arena, 72 ore dal big match di Eurolega, il Braganza di nuovo in pista questa sera per la 15ª giornata del massimo campionato di Serie 1 e arrivano i big del Viareggio. Questa pallina però, attenzione, viene rigiocata subito da Mirko Bertolucci dietro porta, prova a buttarla dentro e vediamo l'arbitro cosa dice. La pallina era rimasta lì sulla riga di porta, non è entrata, stavano già esultando i giocatori del Viareggio, l'arbitro era lì a due passi, dice che pallina non è entrata, ma pericolosissima l'incursione di contropiede, 2 contro 1, Oriol Vives, qui Barozzi. Fu finale di Coppa Italia nelle ultime due stagioni, playoff scudetto. E attenzione alla pallina che rimane lì vagante davanti a Sgaria, in qualche maniera riesce poi. Però diciamo che il match è assolutamente equilibrato, vedremo, adesso forse c'è la prima svolta perché c'è un cartellino blu. Bruno Sgaria saprà rintuzzare l'attacco davanti via Regino. Parte Muglia e vediamo che in doppia battuta riesce a mettere dentro la pallina e quindi a portare in vantaggio il Viareggio, 16 minuti e 06 secondi, aveva tentato un alza schiaccia, poi la pallina era rimasta lì dalle parti di Bruno Sgaria e in seconda battuta era riuscito poi a metterla alle spalle del portiere rossonero, tanto che l'arbitro poi ha convalidato. Sì, la scelta di Bruno altrettanto può essere decisiva in questa sfida, sta cercando forse un po' troppo di forzare, come in questa occasione trovando il pareggio però. Però trova il pareggio. Alza e schiaccia, bellissimo di Alvaro Jimenez, dietro porta e pareggia i conti a 7 minuti dalla fine. E per lui questa è da sempre una sfida speciale, lo ha dimostrato anche in questa circostanza. Un alza e schiaccia uscendo da dietro porta a sorprendere Barozzi. Grandi campioni che possono trovare il jolly, che fanno cambiare letteralmente la partita. Attenzione, adesso c'è stato un contatto tra Costa e Sgaria. Ma attenzione intanto anche già dall'altra parte, partita che si è, infatti era proprio per lui, attenzione a Vives e la deviazione di Stefano Dal Santo e ancora super Barozzi. Vives, il galiziano ancora per Jimenez e ancora una volta attenzione Jimenez ancora davanti all'area, lamenta un tocco di stecca, volontà invece di andare a trovare la rete, il break. Stanno forzando entrambe, io auspico semplicemente che si concentrino sul gioco lasciando perdere le proteste. Attenzione a un erroraccio che ha fatto ripartire Mirko Bertolucci verso Costa che non sbaglia e trova la rete del 2-1 per il Viareggio. Quello che Braganza non deve fare, lasciare campo aperto a Viareggio, perché su una situazione di 2 contro 1 come questa c'è stata messa una toppa. Attenzione ancora Sgaria, interviene di nuovo su Palagi, Jimenez prova di nuovo pallina verso Oriol Vives, Barozzi, attenzione a Muglia, siamo già dall'altra parte, qui si distende molto bene Bruno Sgaria di squadra, Jimenez, tiro di Jimenez e traversa di Jimenez, occasionissima. Peccato, ha fatto una giocata veramente pazzesca. Tanto si lamenta per una deviazione, ma l'arbitro dice che si può proseguire. Attenzione, fa tutto da solo. E Costa e rigore per il Viareggio. Rubio contro Sgaria. Tant'è. E Sgaria para la conclusione di Rubio. Quindi attenzione perché adesso Jimenez su Rubio. Una furia, attenzione. Tutto pronto, Barozzi contro Jimenez, Jimenez si fa parare da Barozzi la pallina, il taglio era per Jimenez, ancora il capitano Cocco e alla seconda ribattuta riesce ad impattare sulla pallina, parità. È stato un tiro al volo di Oriol Vives che ha sfruttato la respinta corta di Leonardo Barozzi sulla conclusione da lontano della formazione rossonera. E quindi siamo di nuovo in parità 2-2. Due gesti tecnici notevoli quindi per a Cocco prova ad andare ma Muglia non glielo permette, attenzione alla parata di casco addirittura. Impattata di nuovo Stefano Dal Santo, prova ad andare via da solo e riesce a incrociare secondi alla fine, attenzione a Mirko Bertolucci e non Mattia Cocco e esce alla destra di Barozzi e partita che finisce in questo momento 2-2,
altro pareggio come l'andata, anche questa volta pareggiano Braganza e Viareggio.